Ciao a tutti da Ivan da Svaporito, oggi siamo in compagnia di Danielino77. Allora, un vlog che parliamo dei prodotti che ci sono piaciuti, di tutte le sfaccettature, quindi da cloud, da flavor, di guancia, dell'ultimo anno solare. Partiamo subito con i tubi meccanici. Io non li uso, quindi passo la parola a Daniele. Allora, facciamo un unicum tra tubi meccanici e box meccaniche, visto che nell'ultimo anno ne ho utilizzate veramente tante. Brevemente, tubi meccanici ne ho provati infiniti. Ad oggi quello che ho conservato e che ogni tanto continuo a riutilizzare è il Sapphire di Aerosteam. Lo utilizzo col Goon, col suo cap proprietario di Aerosteam. La versione che utilizzo è quella acciaio e palladio. Per quanto riguarda le box meccaniche, visto che sempre di meccanici alla fine parliamo, bottom feeder ovviamente, non mi addentro nella scelta dell'uno o dell'altra box, perché fondamentalmente le box sono veramente troppe e si differenziano spesso per troppo poco. Quindi, una volta che io vi ho nominato le box di Galactica che utilizzo, piuttosto che ultimamente l'aerea di Neomod, ma altre me ne arriveranno, penso che più o meno quasi può concludere l'utilizzo del meccanico, perché il meccanico ha meno accorgimenti una volta che sono stati rispettati quelli fondamentali a cui stare attenti quando lo si realizza. Passiamo invece alle box elettroniche BF. Quali sono quelle che ti sono piaciute di più, anche se so che non è che ne utilizzi molte? No, non ne utilizzo molte, perché il BF è una cosa che ultimamente ho più valutato per il cloud o per il flavor. Per la guancia utilizzo sempre le box meccaniche, nonostante io prediliga l'elettronica nel bottom feeder da guancia. Probabilmente i prodotti che mi sono rimasti più impressi per rapporto qualità-prezzo, dove la qualità secondo me è un po' più elevata rispetto alla cineseria standard, sono state le box di Lost Vape. Ma, e non so se si può considerare un'elettronica pura, sicuramente no perché c'è un MOSFET, secondo me va nominata la Pico Squeeze, se non altro per quel rapporto prezzo così basso, vastità nelle vendite, una serie di componenti che secondo me hanno dato alla Pico Squeeze un plus per l'utilizzatore medio che si avvicina al bottom feeder da guancia. E vedremo un rumors quando uscirà la Pico Squeeze col circuito, che praticamente secondo me affosserà il mercato del bottom feeder. A me la box elettronica BF che mi è piaciuta di più dell'ultimo anno è stata senza ombra di dubbio la VT in box, perché DNA75, costruita comunque bene, un bel dispositivo per bloccare la boccetta, ha sicuramente qualche difettuccio ma costa poco e soprattutto, Daniele, è reperibile. Sì, sulla reperibilità è un discorso che abbiamo affrontato spesso io e te, perché troppe volte le persone che fanno i video su YouTube come noi hanno ovviamente, essendo addetti ai lavori, la possibilità di approvvigionarsi di quasi tutto quello che esiste. È un fattore fondamentale secondo me la reperibilità, è inutile dire quella box è la migliore e poi è impossibile da trovare. È chiaro, è chiaro. Invece per quanto riguarda le battery box? Allora, battery box, vari watt, vari volt, anche qui il discorso è ancora più ampio dei meccanici, perché il mercato è stato spolpato al massimo. Boh, i cinesi mi avranno mandato penso 30-40 battery box più o meno tutte uguali. Parlo di circuiti proprietari, circuiti cinesi. Se scendiamo in campo di DNA, di SX, di Asmodus, le questioni cambiano un po'. Quindi anche qui, se io vi dicessi questo prodotto o quel prodotto, sarei veramente troppo vago. Voglio però citarne uno perché sono stato il primo a valutarlo in video, il primo a averlo perché conosco il produttore, l'ho conosciuto a Madrid di persona, e voglio nominarvi la Asmodus Minikin V2 Touchscreen, perché non ha pesantemente pubblicizzato il touchscreen, che sappiamo che è un plus ma non così importante, ma ha mantenuto una battery box piccola, a doppia batteria, secondo me costruita veramente molto bene, ma soprattutto ha sviluppato un circuito che non è Evolve, che non è Yi, che non è un circuito blasonatissimo, ma è proprietario, ma lui li disegna i circuiti, li testa e secondo me li realizza anche molto bene. Allora, le box invece a me che sono piaciute di più, in linea di massima tutte quelle con i DNA, i 166, cioè il 250 limitato a 166, quindi per le dual battery, il 250, comunque in linea di massima tutte le box DNA, poi lì dopo è un fattore di estetica e di materiale di costruzione. Però quelle che mi hanno, diciamo, colpito per
funzionalità, rapporto qualità-prezzo e reperibilità, siamo al solito discorso, è stata la Icon 220 di Iliaf, perché costa 40-45 euro, comunque 220 watt, finti però, tanto 220 watt, chi cazzo ci va? Nessuno. È piccola, è leggera, c'ha il difetto del display che sotto al sole non si vede una mazza, però comunque ragazzi, 220 watt, dual battery a quel costo, secondo me è veramente la top dell'anno. Una che mi è piaciuta moltissimo e la sto usando da poco è la nuova Wismac Gen 3, perché è veramente veramente piccola per essere una 3 batterie, non che sfrutto i 300 watt Daniele, ma è per un fattore di autonomia quando vai a 60-70 watt che ti garantisce appunto le 318650. Quindi sono state queste le box mie preferite dell'ultimo anno. Passiamo invece agli atomizzatori. Qual è stato, quali sono stati gli atomizzatori da guancia BF che ti sono piaciuti di più dell'ultimo anno? Gli atomizzatori da guancia sono tanti, li paragono ai liquidi perché a seconda del calore che sviluppano e del modo in cui sono realizzati, sono atomizzatori che magari strizzano l'occhio al tabaccoso oppure lo strizzano al cremoso. Probabilmente non hanno queste differenze così pesanti tra di loro come le persone poi giudicano tra i vari paragoni. Devo nominare un prodotto che non è il migliore di quelli che ho citato, e è l'Origin Little 16. L'Origin Little 16 è stato secondo me il prodotto che ha, insieme alla Pico Squeeze, dichiarato il ritorno del bottom feeder da guancia per la grande massa di utilizzatori. Tu sai benissimo che me sia la Pico che l'Origin non mi piacciono per motivi diversi, quindi per me quelli che mi sono piaciuti di più sono stati appunto lo Speed, lo Strike e il McFly. Poi, come giustamente detto, dipende dai gusti personali e dal tipo di liquido che andiamo a mettere all'interno dello Speed o dello Strike o del McFly. È impossibile dire lo Speed è migliore del McFly o il McFly è migliore dello Strike, perché dipende dal tipo di liquido e da come vi piace la temperatura o che sfumature volete che vengano fuori dall'atomizzatore. Ma io penso che poi nel bottom feeder da guancia si entra anche un po' nel campo dei fanboy, no? Certo. Come ovviamente in tutto il mondo della sigaretta elettronica. Io sento persone che dicono: ah no, Danieli, lo Strike con i tabacchi non si batte, oppure qualcun altro: ah no, lo Speed con il Latakia è il top. Sono scuole di pensiero, sono affezionados a quel modder o a quel prodotto, e diciamo che dire che si entra nel campo del gusto, soprattutto nel bottom feeder da guancia, non è sbagliato. Invece atomizzatori Tank di guancia dell'ultimo anno, quali ti sono piaciuti? Allora, quando parliamo di Tank è impossibile non citare Goose Mods, quindi con l'avvicinamento dei vari Zest, Phenomenon, Momentus, interfacciato però anche con il Kaifun, tralasciando l'Ataman che è un prodotto già un po' più datato, meno reperibile e meno diffuso. Il Kaifun e il Momentus, secondo me, sono i due prodotti che ognuno per un verso hanno dettato legge. Il Phenomenon o il Momentus per quanto riguarda la cremosità e la resa aromatica, il Kaifun per quanto riguarda l'IT, il vapore secco e l'utilizzo speciale coi tabacchi. E sto provando adesso ultimamente il nuovo Kaifun Prime, di cui vi parlerò, magari questo video verrà pubblicato dopo che avrò pubblicato il video sul Kaifun Prime. Comunque Kaifun e Phenomenon o Momentus, più o meno quelli che la fanno da padrone. Io invece mi sono un po' scimmiato con questi Tank da guancia e li ho praticamente provati tutti. Mi sono piaciuti moltissimo lo Skyline, il KV6, il Kaifun 5 con il riduttore dell'aria, sono i tre preferiti, però in questi giorni sto provando l'atomizzatore di guancia di Vendi Vape e devo dire, Daniele, che è costruito bene, la resa aromatica coi tabacchi, perché con questo l'ho provato, rende molto molto bene e ha un costo credo dalle 30 alle 40 euro, quindi potrebbe diventare veramente un best buy e potrebbe veramente ammazzare il mercato, perché la resa è veramente veramente interessante. Però ce n'è tanti oggi, secondo me, di atomizzatori Tank da guancia validi. Il problema è il costo e la reperibilità. Risiamo lì. E la reperibilità, più o meno, quando si parla di prodotti da guancia, sia dal lato della box, quindi per un utilizzo a singola batteria, ad esempio di guancia, o di mod di alto livello, o di atomizzatori da guancia, comincia a essere un fattore abbastanza importante nella scelta insieme al prezzo.
Sì, considera tipo il KV6, l'ho pagato mi sembra 130-140 euro, ho dovuto pigliarlo in culo al mondo. Lo Skyline l'ho pagato 170 euro, mi sembra, anche lì ho tribolato a trovarlo. Quindi insomma, per quello che poi vado alla fine ad apprezzare anzi più un prodotto di vendi vape, perché lo trovo da tutte le parti e spendo 30-40 euro, non è un clone, che questa secondo me è il valore aggiunto, perché io odio spendere 30-40 euro per un clone quando magari ne spendi 60 anche 50 per qualcosa di originale. In questo caso, Daniele, è il prezzo di un clone, però di un prodotto originale, e tra l'altro nemmeno da dire sì vabbè originale, ma è il Kaifun in persona, no, perché ha un'estetica diversa, ha delle soluzioni diverse, quindi è un prodotto a sé, sì, fatto in Cina, però fatto bene ed è il prezzo veramente basso. Passiamo invece agli atomizzatori da Cloud Tank. Allora, atomizzatori da Cloud Tank, differenziati ovviamente tra testine e rigenerabili o entrambe le soluzioni in un unico prodotto, ce ne sono stati tantissimi. Forse sono tutti quanti stati figli del Griffin, che è stato di Geek Vape il primo prodotto che ha aperto un po' la strada al Cloud, che però si staccava dal mondo dei dripper, sia bottom feeder che in dripping. E non vi sto dicendo che il Griffin è quello che mi è piaciuto di più. Probabilmente ci sarebbe da valutare l'Aroma Miser Supreme per alcuni pro, il Moradin per alcune soluzioni aromatiche interessanti, al di là poi della reperibilità. Ci sarebbe da valutare l'Ammit Single Coil per altre soluzioni. Quindi più o meno anche qui sono uscite veramente troppe troppe cose, e in questi tre che vi ho detto si racchiude un po' il mio pensiero. Rubo la risposta a Ivan perché conosco i suoi gusti. Devo anche spendere un punto di giudizio sul Petri di Dot Mod, un tank che mi ha dato l'impressione, poi magari tu arricchirai il discorso, di avere un ottimo utilizzo, un'ottima resa, un ottimo funzionamento, ma di dare ai liquidi un qualcosa di sempre diverso rispetto a tutti gli altri. È vero, infatti il Dot Tank da 24 mm è uno dei miei 3-4 preferiti di quest'anno. Io non cito il Moradin perché lo utilizzavo più di un anno fa, e infatti è più vecchio. Io voglio parlare dell'ultimo anno e il Moradin per forza di cose lo devo tenere fuori. Allora, divido un attimo resistenze pronte, quindi coil già fatte. Secondo me i migliori sono stati il Clayto 120 con la frutta, perché mantiene una temperatura molto bassa e quindi si riescono ad apprezzare meglio i fruttati, o almeno io preferisco coi fruttati un vapore più freddo. Assolutamente, la frutta calda non mi piace. Il TF Vuoto e il Melo 25 RT sono stati secondo me i due tank migliori, e li metto insieme perché sostanzialmente sono uguali, infatti le resistenze sono compatibili uno con l'altro, e l'ho preferito il TF Vuoto sia che il Melo 25 con le coil pronte che rigenerato, perché rigenerato secondo me c'era di meglio. Con le coil pronte secondo me sono due prodotti, per chi non ha voglia di sbattersi o non ha le competenze per rigenerare, i due prodotti migliori dell'ultimo anno. Rigenerabile l'hai già citato anche te, l'Aroma Miser Supreme da 30 mm mi è piaciuto, come già detto il Dot Tank da 24, e poi tutti gli altri, Daniele, come hai già detto, fotocopie, l'Ammit, il Griffin, il Contro Griffin, il Griffin Plus, e poi non me ne vengono in mente, ma ne sono usciti una marea, sono tutti più o meno uguali e la resa più o meno era uguale per tutti. E passiamo invece agli atomizzatori da Cloud BF, qui ti lascio parlare più te perché io non è che li uso molto, poi alla fine si parla di atomizzatori da dripping con il pin bottom feeder. Allora, se parliamo dell'ultimo anno, devo citare il padre un po' di tutti, forse soltanto per fama o per diffusione, che è il Goon. Tralasciando quella cagata astronomica del Goon LP, secondo me, per mio gusto personale, il primo Goon, il Goon 1.5, necessariamente con il tank realizzato da Iron Steam, sono stati quelli che secondo me hanno meglio interpretato le mie esigenze di gusto. Si dovrà ovviamente citare per costo e reperibilità anche il Druga, si dovrà magari, uscendo fuori un po' dal tuo discorso dell'ultimo anno, citare il Kennedy, ma solo perché quando si parla di dripper in bottom feeder o in dripping anche, o comunque di un dripper da cloud, il Kennedy va sempre tirato in mezzo, perché secondo me è stato veramente un caposaldo del cloud
in bottom feeder, nel caso del bottom feeder di cui stiamo parlando. Io non ne ho usati moltissimo, soprattutto in BF, però quelli che mi sono piaciuti di più sono stati il Goon 1.5, anche se sinceramente come resa non noto grandi differenze, e il Cosmonaut, che purtroppo quando si acquista non viene dato già il pin BF, però viene fatto da altri, quindi si può trasformare. Questi sono stati due dripper BF che mi sono piaciuti di più. E aggiungo anche un altro atomizzatore che va necessariamente citato, anche perché ci ho fatto un VS abbastanza visitato, va anche menzionato l'Apocalypse per delle soluzioni nella rigenerazione, per quanto riguarda proprio, secondo me, la comodità nella rigenerazione, pari ad una resa che secondo me stava ai livelli del Goon. Se dovessi farti un nome secco, ti direi il Druga. Non perché è migliore del Goon o migliore del Cosmonaut, ma per un fattore di rapporto qualità-prezzo, di reperibilità, di funzionamento, e costa veramente poco e va veramente bene. Il PIN BF, se non ricordo male, è già nella confezione. Rimaniamo sempre in ambito del BF, però da flavor. Allora, anche qui ne esistono tantissimi, sia nel campo dei modder che nel campo delle grandi produzioni. Ne sono stati prodotti un'infinità. Devo necessariamente citarne uno, semplicemente perché ha proprio dato un calcio in culo a tutti gli altri, che poi magari l'hanno anche superato per certi versi, e è l'Adali. Non si può non citare nel mondo del flavor chasing bottom feeder l'Adali, perché è uno degli atomizzatori con la resa aromatica, secondo me, migliore, con qualche difetto, ad esempio qualche difetto d'allagamento quando si squonca, però va obbligatoriamente citato. E cito anche insieme all'Adali un altro BF da flavor chasing, che è il Type R di HMOZ Creation, che ho provato nelle ultime 2-3 settimane e che mi ha dato le stesse soddisfazioni dell'Adali, ma con delle soluzioni di comodità maggiori. Io sono un po' banale, ti dico anch'io l'Adali e il Wasp Nano, sempre per il discorso rapporto qualità-prezzo. Funziona bene, non è perfetto anche lui, però costa 20-25 euro, Daniele. E per 25 euro quella resa è veramente una cosa, sì, da valutare. Basta considerare che fino a qualche mese fa, per avere una resa aromatica come il Wasp, bisognava spendere il triplo. Certo. E concludiamo con i tank da flavor. Per quanto riguarda i tank da flavor, ne abbiamo provati diversi, ma io non posso fare a meno di citare il Serpent SMM di Wotofo, che è stato un prodotto di cui ho parlato poco, ne ho parlato ma poco, non concentrandomi abbastanza, perché è stato un tank sorprendente. Prezzo basso, originale, Wotofo difficilmente copia gli altri, anche se a volte magari l'ha fatto, ma un tank che ha una continuità d'alimentazione, zero perdite, semplicità nella rigenerazione, barra resa in flavor chasing, secondo me interessante. Ah, con me sfondi una porta aperta, perché ne ho tre e li utilizzo tutti e tre con liquidi diversi, proprio perché è veramente facile da rigenerare. C'ha quel sistema di posizionamento del cotone che è a prova di rincoglionito, non perde una goccia di liquido, la resa aromatica è di tutto rispetto per essere un piccolo tank, e poi il costo veramente basso e costruito bene. Ti do anche uno spunto di riflessione per concludere un po' il discorso sul flavor. Non lo nominiamo, nessuno lo nomina mai nell'ambito del flavor, ma era un discorso che facevamo in macchina ieri. Non credi che, tolto il kit MTL, il Kaifun 5 alla sua prima uscita con quel tiro ibrido non di guancia abbastanza aperto non sia da collocare tra i flavor chasing di tank? Guarda, ne parlavo l'altro giorno con un mio amico, gli dicevo: ma lo sai che forse lui era molto più avanti di noi e noi non abbiamo capito il suo atomizzatore? Perché se vai a vedere è un tank single coil arioso, quindi si può fare del flavor. Il problema è che è uscito in un momento dove ha spiazzato questa scelta, ma io l'ho provato con una resistenza da 0,5 a 27-28 watt, con questo tiro quasi polmonare. È un flavor che secondo me con dei cremosi dice la sua. Forse era troppo avanti, Svoe Mesta. Secondo me invece è stato più dettato dagli utilizzatori, dai fan di Svoe Mesta, questa scelta. Perché molti gli hanno chiesto un atomizzatore aperto e lui ha mantenuto lo stile Kaifun aprendo un po' l'aria. Il problema è che noi in Italia leghiamo, ma lo facciamo anche io e Ivan penso, leghiamo il nome Kaifun, il nome Svoe Mesta al tiro di guancia. Quindi avevamo quelle aspettative e per quello siamo rimasti delusi, pensando che il Kaifun 5 dovesse essere come i precedenti per la guancia.
magari lui in realtà, ma l'ha detto anche nell'intervista che gli ho fatto, andatela a vedere se volete, lui ha dichiarato che è stata proprio una richiesta di tanti fan di avere sì un Kaifun ma col tiro un po' più aperto. Non l'abbiamo capito, hai detto giustamente bene te, da lui ci si aspetta il tiro di guancia puro e lì siamo rimasti spiazzati, ma anche perché poi in quel periodo lì c'era il tiro di guancia e il cloud. Certo, il flavor non era considerato. Ha spiazzato un po' tutti, l'abbiamo visto come un difetto. Oggi ti dico che forse lui era più avanti di noi di un anno. Almeno. Tu pensavi che era finita qui, invece ti faccio una domanda che non ti avevo detto che ti avrei fatto. Cioè, qual è il liquido più buono dell'ultimo anno cremoso e qual è il liquido più buono fruttato dell'ultimo anno? Per quanto riguarda il cremoso, ti dirò, è difficile rispondere a qual è il... È come se ti chiedessero qual è la canzone che ti piace di più, oppure qual è la donna più bella che esista al mondo. Non è che puoi dare una risposta, io la potrei anche dare. Comunque sia, penso che, mi viene in mente adesso, il Butter Pecan Toffee sia uno di quelli che ultimamente mi ha un po' più rinvigorito tra i tantissimi cremosi. Per quanto riguarda invece i fruttati, anche qui non ne posso citare uno perché devo necessariamente citare la serie Pachamama che mi ha abbastanza stupito. E devo poi citare un fruttato cremoso che è il Mr. Meringa, che è stato, di Charlie's Dust, un liquido che sì è buono, ma non lo ha dimostrato solo il liquido in sé, lo hanno dimostrato anche le vendite e non c'era hype o scimmia, la gente l'ha comprato perché era buono. Per quanto riguarda i cremosi, a me è piaciuto molto il Boyd's Bounty di Full Flavor, che è un cremoso molto particolare, non è un cremoso commerciale come magari poteva essere il Two Puffed, è un cremoso particolare, però a me è piaciuto veramente veramente tanto. Per quanto riguarda invece il fruttato, io cito il tuo liquido, ma non perché siamo qui insieme, perché secondo me realmente è stato un liquido da un'ottima durata nel tempo, perché un conto è il liquido che quando l'assaggi dici ah cazzo buono, lo pigli, lo svapi una volta e poi non lo prendi mai più. Secondo me il tuo liquido è stato azzeccato perché è un fruttato cremoso, però io lo metto più nei fruttati che nei cremosi il tuo liquido, e quello che mi ha colpito di più. È vero, poi ci sono stati tutta questa ondata di malesiani fruttati, però sinceramente, senza presunzione, io i malesiani fruttati mentolati li uso da 4 anni. Io direi che possiamo finire, Daniele, abbiamo detto tutto quello che ci è piaciuto di ogni categoria all'interno dello svapo, abbiamo parlato anche un attimino di liquidi, io ti ringrazio per l'occasione, ti ringrazio per avermi ospitato a casa tua e sono dietro al suo magnifico quadro. Bene, con questo è tutto, un saluto da Ivan e da Svapolite, ci vediamo... Quando ci vediamo! Ciao a tutti! Bene, bene, bene. La box va bene. La box va bene.